dobbiamo essere impegnati come dirigenti politici nei luoghi dove si vota. E mi dicevano insomma alcuni amici, ero in macchina con Andrea Solano e l'avvocato Fabio e altri amici, andiamo nel quartiere Figurelle, mi hanno spiegato e sono contentissimo. E in un momento che devo dirvi, lo ricordavano bene nel primo comizio di presentazione del nostro candidato sindaco Lione, Gianluca Gallo e Roberto Senise, il presidente Scopelliti. Noi viviamo questa grande responsabilità di un momento difficile, e lo dico in uno dei quartieri, lo spiegava Gianluca, Andrea e gli altri, che ha una grande tradizione qua a Cassano, perché sentirmi raccontare che a Figurella c'è l'organizzazione del carnevale, a Figurella c'è una compagnia teatrale, in un momento di grande difficoltà dove fino anche noi, e penso che io e Gianluca Gallo possiamo essere testimoni di una novità all'interno delle istituzioni calabresi, che purtroppo per tanti anni non sono riusciti a portare avanti diciamo grandi modifiche nel nostro tessuto sociale ed economico. A me piace essere qui e piace dimostrare, come fa Gianluca, l'ha già fatto da sindaco. Io tra l'altro Gianluca, non per parlare degli altri, perché penso che una comunità, una grande città come Cassano, che però ha anche i diversi quartieri ed è una comunità piccola umana, però insomma vedevo questo grafico che mi consegnavano, quindi mi piace sottolineare che a seguire una tradizione che muta dal 93 in poi, con la Peruzzi e diciamo tutta una scia di altri sindaci, oggi a competere con un candidato a sindaco che ritorna, il candidato a sindaco tuo avversario dal 1990 al 1993, quando erano tempi più facili per la politica, quando non c'erano tutte le difficoltà che noi viviamo quotidianamente in consiglio regionale e che i sindaci vivono per guidare le proprie comunità, era uno che cumulava debiti a non finire. Quindi io penso che qui a Figurella un sostegno, un forte applauso a Mimmo Lione, che continua in questa tradizione di buona amministrazione in un momento difficile, si possa testimoniare. Io non mi dilungo, un saluto caloroso, sono contento di essere nelle nostre comunità, dalle nostre comunità, dai quartieri piccoli, deve ripartire in un mondo che cambia, dove è fallita la globalizzazione di tanti sistemi, il nostro paese ha grandi difficoltà, un ritrovarsi. La nostra comunità calabrese, che è stata forse, diciamo così, rappresentata male, può guardare avanti, insomma, può sognare. Noi dobbiamo avere piccoli sogni, sogni normali, quindi in un quartiere di Cassano che cosa curare al sindaco? Che tu possa, voglio dire, contribuire, e che noi possiamo farlo anche, diciamo, dalla nostra postazione, ad agevolare l'aggregazione di questa comunità, ad agevolare le associazioni culturali, le proprie attività, tutti i progetti che nascono, progetti semplici, delle famiglie, dei figli. Noi siamo figli di Calabria normali, non ci sentiamo seduti a quella scrivania che pone la distanza, quindi in bocca al lupo a Figurelli, in bocca al lupo a Cassano e soprattutto in bocca al lupo al nostro candidato Lione.